Questi sono, diciamo, quasi gli ultimi pomodori della stagione e sono un po' sciupati, ma però sono ancora buoni. Che facciamo? Li buttiamo? No. E allora mi è passata un'idea. Li lavo per bene, tolgo le parti che non sono buone e poi li passo con l'estrattore e faccio la polpa. Il succo di pomodoro, la polpa che serve per fare sughi, insomma, tutte le cose in casa. Più li bollo e li usiamo d'inverno. Io ho già cominciato, ora li laviamo e togliamo le parti che non vanno bene. Quello è uno scarto e questi sono i pomodori buoni. Ancora ne ho parecchi. E adesso andiamo all'estrattore, che già ho cominciato a usare e quindi poi vi faccio vedere anche una piccola cosa, che in alcuni paesi viene molto usata. Anche nei bar hanno addirittura i succhi di pomodoro. Comunque, qua dalle nostre parti non usa moltissimo, ma ora facciamo una cosina. Una tisana un po' particolare, eh? Un po' di sale, un po' di olio, giriamo. Buono, buono. L'estrattore è tutto smontato e ripulito, il volo pezzo va pulito per bene con questa spazzolina dai buchettini, va pulito tutto 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 tutto, tutto e lasciato ad asciugare. Questi sono venuti un po' più chiari perché erano dei pomodori un po' più rosati, questi sono proprio rossi rossi, scusate i barattolini rimediati che non ci sono staccate le etichette, e adesso vanno bolliti.